Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti qui per questa conferenza stampa di questa prima settimana dello sport organizzata dall'amministrazione comunale di Lauria. Il nome è abbastanza originale, molto bello, un hashtag che ci accompagnerà per tutta la settimana, che sono le Lauriadi 2017. Un gioco di parole importante per dare valore a un campo molto importante, scusate il gioco di parole, proprio che è per Lauria un valore fondamentale, che è quello dello sport. E naturalmente poi l'assessore Amato farà un quadro molto più completo e dettagliato degli eventi, però dobbiamo dire che è stato un anno molto molto importante per lo sport lauriota, perché davvero in ogni settore, sia amatoriale sia professionistico, Lauria ha avuto delle eccellenze. Qui abbiamo finito, non ha bisogno di presentazioni, ci arriverò tra poco, però a livello proprio, come dire, territoriale, Lauria ha avuto ben tre squadre di calcio, una alla prima avventura in seconda categoria con la promozione in prima per l'Atletico Lauria, e due squadre di calcio a 5 che hanno dato davvero dimostrazione di poter mantenere le proprie, diciamo, capacità e soprattutto la propria memoria. Parlo della Virtus Lauria maschile e della Venus calcio a 5 femminile, un progetto pianistico importantissimo. L'Atletica, che quasi settimanalmente ci degna e ci onora di risultati importantissimi sia a livello regionale che anche nazionale, il volley con i campionati giovanili e con le squadre giovanili che stanno dando ottimi risultati, il basket, grazie all'opera amatoriale, diciamo, è molto, diciamo, amichevole, di molti amici che si riuniscono quasi ogni sera in palestra e danno vita anche a questo bellissimo sport, il tennis greco, che ha realizzato un torneo importantissimo nella macro area sud, oltre anche ad attività, diciamo, amatoriali come quelle escursionistiche, gli arcieri, il motocredo e anche il ciclocredo che vediamo anche qui rappresentato. Ovviamente, come ho detto prima, l'assessore Amato ci illustrerà per bene il calendario di questa settimana dello sport, adesso nei dettagli lascio subito la parola. Saluto il padrone di casa, il sindaco di Lauria, Angelo Lamboia, e riabbracciamo con grande merito, con grande onore e con grande gioia il nostro campione d'Italia, Gianmarco. Ogni volta abbiamo modo di fare una bella chiacchierata. Adesso non rubo altro tempo all'assessore Amato, perché entriamo nel dettaglio per capire cosa sono queste Lauriadi 2017. Grazie Giacomo, ovviamente anch'io mi unisco ai saluti di Giacomo per salutare tutti voi, l'intera amministrazione, i consiglieri qui presenti e soprattutto Giancarlo D'Amico. Giancarlo che ci ha fatto veramente per noi un piacere e un onore averlo qui oggi in questa giornata particolare. Io conosco Giancarlo da tantissimi anni, cioè, ci lega anche un'amicizia. No, forse che si soffonde nel tempo, però non è mai venuta bene. Io mi ricordo, c'è stato anche lì a tempo di qualche corso di formazione, e quindi c'è una gioia particolare averlo qui oggi in questa veste di campione d'Italia e campione della vincitore della Coppa Italia Nazionale. Veramente è una soddisfazione per tutta la cittadinanza lauria, di Lauriota, che un proprio concittadino possa aver raggiunto un traguardo veramente significativo. Noi ovviamente glielo facciamo adesso, ma glielo faremo anche alla fine della serata, un grossissimo bocca al lupo per questa nuova avventura che si accinge a praticare con una nuova squadra, una realtà importante, quale quella di Verona, e quindi Giancarlo, un grossissimo bocca al lupo. Come hai detto tu nell'intervista che è uscita sul sito della tua squadra, della tua nuova squadra, sicuramente l'intera cittadinanza lauriota ti farà per i colori giallo-blu scaligeri della città di Verona in questo nuovo campionato. Ci saremo vicini, come ci siamo stati vicini nella tua piccola avventura. Che dire, oggi ci sentiamo ancora più vicini alla tua attività sportiva. L'amministrazione comunale, parliamo alle Lauriadi di 2017. L'amministrazione comunale ha inteso proseguire, come abbiamo già detto in più occasioni, questo momento, diciamo, primaverile che va verso l'estate, quindi che è stato, abbiamo avuto la possibilità di, grazie al supporto di tutte le associazioni, quelle culturali, nel maggio culturale che è ancora in corso perché terminerà stasera con l'ultima serata della mostra dei Santini alla chiesa di San Bernardino, e grazie appunto a tutte le associazioni, questa volta sportive,
si è potuto stilare un calendario di attività che pensiamo sia sostanziale e sostanzioso e possa portare la nostra cittadina all'attenzione di noi tutti, perché l'intenzione è quella di, come diciamo sempre, è quella di rivivere le nostre realtà quotidiane, e però pensiamo che possa avere anche un riverbero extra territoriale. Ringrazio tutte le associazioni. Il calendario avete avuto modo di vederlo, si svilupperà già da domani sera con gli arcieri, con il torneo in Villa Comunale, con il torneo per i cucini di calcio a 5 dell'Avis, poi avremo il torneo dei calci amatori, avremo la giornata di calcio a 5 mista tra Virtus Lauria e Venus Lauria, avremo la simultanea degli scacchi, che sarà anche quello, sarà un momento, anche gli scacchi è un'attività fisica, è un'attività, come dire, sportiva a tutti gli effetti. Poi ci sarà il Cicoclet, che si è impegnato per fare delle attività che a livello giovanile, cimicana e quant'altro nella Villa Comunale, e per fare un giro sul territorio cittadino e delle contrade, appunto per portare quella che è l'idea di sport, quella che è l'idea di spirito di sacrificio anche un po' su tutto il territorio comunale. Forse dimentico qualcosa, però il calendario è stato oramai divulgato, è fisso, lo provo perché riesco, però io non sono un grande. Scende, ok, è diventato tutto schermo. È fisso, dicevo, quindi in tutte le sui muri cittadini, però oramai con queste nuove tecnologie diventa più pratico anche farlo veicolare. Io mi aspetto che sicuramente ci sia partecipazione e da parte degli atleti, o meglio dei praticanti che afferiscono ad ogni singola società, però anche da parte dei cittadini. Può essere un modo nuovo, appunto, per rivivere i nostri territori. Io mi fermo qui, vi ringrazio ovviamente per la vostra presenza e ripasso la parola a Giacomo che continuerà con questa conferenza stampa. Perché davvero è stato un anno, lo ripeto, molto molto intenso per la comunità lauriota, non solo a livello sportivo ma anche associativo, perché come giustamente ha ricordato l'assessore, anche molte associazioni cittadine hanno contribuito, come dire, a dare un importantissimo valore allo sport. L'Avis organizza tornei di calcetto, quest'anno anche la cena benedica del CIFRE, qua saluto la Presidente, il Presidente del Consiglio Matteo Alice Conti, ha detto proprio una cena all'insegna dello sport col premio giornalista sportivo Angelo Rileto. Però, diciamo, la rappresentanza più importante sportiva lauriota, perché voglio fare questo paragone, non so se il sindaco mi trova d'accordo, se il simbolo del cinema lauriota è Rocco Papaleo, lo sport si identifica con Giancarlo D'Amico. Quindi, direi che questo è fuori da ogni dubbio. Allora, Giancarlo, io vengo subito a te, perché davvero facciamo una bella chiacchierata. Voglio partire dalla nostra ultima intervista all'indomani della conquista dello scudetto con la Lupe, dopo una bellissima gara con Trento, una bellissima finale, in cui io ho azzardato un po' come se tu avessi l'allievo che supera il maestro, perché insomma con Lorenzetti, allenatore di Trento, c'è stato e c'è un rapporto molto molto particolare. Però tu mi dicesti per telefono, Giacomo, ancora non ti so spiegare bene perché ancora devo realizzare per bene quello che è successo. Oggi hai realizzato quello che è successo. Bene, sì, mi si sente? Sì, si sta. Bene. Signori, parlerò con emozione, quindi non ve lo nascondo, perché tante volte lontano da questo territorio, lontano da questi uffici, forse è più facile parlare, perché si vedono meno facce conosciute, si vedono meno pilastri della propria vita. Oggi invece sarà un po' più difficile, e anche in queste vesti non è proprio semplice, perché
ricordo a tutti che sono un uomo, un animale di palestra e quindi preferisco stare con una magliettina e con una tuta. Faccio una premessa ringraziando il sindaco, ringraziando l'assessore allo sport per questo graditissimo invito, e inaspettato anche fino a un certo punto, perché io credo che è bello anche celebrare, però tante volte nella normalità e nella quotidianità di quello che si fa, tante volte non si pensa a determinate cose, quindi nella vita di tutti i giorni cercavo di arrivare alla fine della giornata e con il pensiero di aver fatto sempre il massimo nel mio lavoro. E oggi ritrovarmi qui a parlare davanti a, ripeto, a queste facce così conosciute, per me è davvero un onore. E forse ti rispondo e mi ricollego a quello che mi hai chiesto. È passato un mese, sono passate quasi 5 settimane da quel 7 maggio, da quel giorno dello scudetto, e vi garantisco che la sensazione di le sensazioni sono state tante, le emozioni anche tante. Sono stato fortunato perché quelle emozioni e quelle sensazioni sono riuscito a condividerle con un gruppo di atleti davvero importante, davvero sono loro che hanno, prima di noi, prima di noi staff e prima della società, ad aver vinto qualcosa e ad aver raggiunto quell'obiettivo. Oggi tocco con mano quella sensazione che mi trasferisce, mi fa pensare che forse è stato fatto qualcosa di grande. E le grazie a tutti voi oggi qui, e le grazie al sindaco, e grazie all'assessore allo sport, perché riesco a provare in questo momento delle emozioni e a riuscire in questo momento, ecco, a condividere con voi quella piccola parte di questo scudetto della pallavolo che abbiamo conquistato insieme a Civitanova, ma a questo punto posso essere felice ancora di più e a condividerlo con tutti quanti voi. Vedere qui in platea, vedo Michela Cili, Lucia Rielco, Massimiliano Scardaferri, primo allenatore Giuseppe Iannarelli impegnato a Rotondo, non è potuto venire, si scusa, però la tua vicinanza comunque l'hai sentita, la senti. Che effetto ha adesso ricevere una onorificenza proprio qui nella tua lauria al culmine di una stagione così importante per te? Ti ripeto, le emozioni sono tante, lo sentirete un po' nel tremolio della voce, per cui Non sono una persona che ama nascondere troppo le emozioni, quindi le emozioni di oggi sono tante. E tu hai nominato, io oggi ti faccio questa divisione qua, nel senso che oggi vedo in questa platea prima di tutto alcune persone che mi hanno trasformato e mi hanno fatto diventare un uomo, e quindi in questo chiamo subito per dovere di cronaca i miei genitori qui presenti, mio fratello, e vedo il professor Lavalle, vedo tanta gente che nel mio percorso, prima di tutto di studente in questa città, mi hanno saputo dare tanto. E tu hai nominato persone per me davvero importanti, perché Michele, Lucia, Giuseppe, che oggi non è qui presente, ma mi va di nominare anche Franco Fittipaldi, c'è Franco Papa, che sono tutte persone che da quando sono piccolo mi hanno insegnato la passione per questo sport. La passione nell'andare in una palestra e cercare con il massimo dell'impegno di raggiungere degli obiettivi importanti. E ti garantisco che anche quando eravamo in Serie C qui a Lauria, lo sforzo, l'impegno, il sacrificio che noi mettevamo in questo tipo di attività era massimo ed era una cosa bella, perché lo facevamo non per la vittoria di uno scudetto, ma forse per concludere la stagione con dei risultati carini, interessanti per quella che era l'esperienza che facevamo qui a Lauria, e forse per scambiarci dei sorrisi. E questo è stato bello così ed è oggi bello così per tutti coloro che sono qui presenti e per me, che ho la possibilità di forse dopo tanti anni, dopo
tanta acqua che è scorsa su questo letto di fiume, di poter dire grazie a coloro che oggi sono qui presenti. Venendo alla stagione con Civitanova, una stagione in grandissima continuità per la Lupe, sempre prima durante la regular season, nei playoff una bellissima gara vincente soprattutto con Modena, forse a mio parere personale quella è stata un po' la chiave della stagione, perché con Modena è davvero una prova di forza anche psicologica molto importante, e raggiungendo la Coppa Italia. Qual è stato il vero segreto del gruppo nella Lupe Civitanova Marche? La forza e l'abnegazione di un gruppo di atleti che giorno per giorno ha saputo con grande passione, con grande spirito di sacrificio, superare qualsiasi tipo di problema, e restando in palestra a sbattere la testa sul parquet, come si suol dire, fino a quando le cose non sono cominciate ad andare bene, e da bene non sono cominciate ad andare molto meglio. E sicuramente gli sforzi di una società come quella della Lupe, che ha saputo mettere in campo degli sforzi economici interessanti, importanti, che ci hanno permesso di poter disporre di atleti di interesse mondiale, e che sono stati sicuramente il mix di queste due cose sono stati il segreto della vittoria di quest'anno, soprattutto perché, come ho detto già in qualche intervista nelle ultime settimane, veniamo nella pallavolo italiana, negli ultimi anni c'è stato l'accostarsi della crisi a livello nazionale su tutti i campi, comunque è arrivato anche nella pallavolo, quindi abbiamo sofferto questa crisi fino a qualche anno fa. Oggi invece c'è un trend in netta risalita che ci permette di far tornare al campionato italiano di pallavolo degli atleti interessanti e degli atleti naturalmente di eco mondiale, di eco europeo e mondiale. Per cui il segreto secondo me non c'è, nel senso che non c'è mai una medicina per poter vincere o poter perdere. Bisogna dare ampio rispetto agli avversari, perché questa stagione qui è una stagione che in asse di partenza ci metteva nelle prime posizioni di classifica, ma nessuno la vedeva come la squadra da battere. Sicuramente c'era Modena che era una squadra da battere, perché veniva dalla vittoria di Scudetto Coppa Italia e Supercoppa nella stagione precedente. E le squadre come Trento e Perugia, che fino alla fine sono riuscite a battagliare per quel titolo, per quella loro lì, che ci hanno dato davvero un gran filo da torcere. Per cui ti ripeto, l'ultima pillola che do è sicuramente il profilo della fortuna, perché io credo che quando si lavora in gruppi sportivi, quando si lavora in sport di squadra, tante volte la fortuna è una cosa molto importante, perché un infortunio durante la stagione, un infortunio nel percorso possono mettere in seria difficoltà quello che poi è il cammino di una squadra dall'inizio fino alla fine. E quest'anno forse Civitanova siamo stati non solo bravi ma anche fortunati per raggiungere questo tipo di obiettivo. Un contratto firmato, cioè l'annuncio è arrivato il 22 maggio, è arrivato, vince di Nicola Ghettici, che noi guardavamo in televisione come uno dei migliori palleggiatori del mondo, quasi insieme a Blanchet, forse il migliore, diciamo. Come è arrivata la chiamata di Verona e perché Verona? È una chiamata che è arrivata abbastanza inaspettatamente e per la quale sono molto felice di averla ricevuta, perché per una semplice condizione di ricambio ambientale a Civitanova si è deciso, una volta che Chicco Brangini, che ha deciso di rimanere in nazionale italiana, la società ha dato ampio potere al nuovo allenatore di poter portarsi una figura di sua fiducia. Quindi un po' è questa la storia tra le righe di una figura come la mia, che è ancora quella del secondo allenatore e che si appoggia in un certo senso alla figura del primo allenatore. Per cui l'allenatore attuale, Medei, ha deciso di portarsi una
nuova figura e a quel punto lì naturalmente avevo bisogno di cercare anche una soluzione. E, per qualche ora, condividendola con la mia famiglia, ho sfiorato il sogno magari di arrivare a fare il primo allenatore e di prendere in mano una società partendo dalla Serie 2, ma è un'esperienza che vorrò e che vorrò fare e che ho voglia di fare quanto prima, perché voglio mettere in atto, voglio portare sul campo magari le mie capacità, i miei valori e capire se questi bastano per poter fare questo lavoro per tutta la vita. E quindi quella è un'esperienza che è semplicemente rimandata e è arrivata la famosa telefonata in una giornata abbastanza confusa, perché poi le emozioni, le scelte ti portano comunque a vivere con un po' di ansia quelle ore lì. E sono felice perché l'anno successivo dello scudetto posso replicarmi, posso restare in Superlega, e questo non è una cosa da poco. Qualcuno mi ha chiesto: ma perché non hai accettato la 2? Perché credo che ognuno di noi nel percorso professionale di vita debba sentirsi determinate cose. Io so che posso dare tanto ad un gruppo di atleti, che posso gestire determinate cose a livello organizzativo, a livello anche tecnico, in una squadra anche di livello, come poteva essere una 2. Però che questo percorso formativo che è iniziato qui alla Via tanti anni fa ha bisogno, secondo me, ancora di una fase di completamento. E questa non può che derivarmi dall'esperienza condivisa con un allenatore che è soprattutto un ex giocatore di livello mondiale come Nicola Gerbic, ma anche dalla presenza nello staff tecnico di un allenatore come Angiolino Frigoni, che è stato per anni l'assistente allenatore della nazionale italiana di Velasco, che ha vinto tutto qui in Italia e nel mondo. E per cui appena è arrivata la telefonata, ecco, sono quelle situazioni per cui dici: mancava solo questo, adesso è arrivata, non ho più dubbi e accetto questa esperienza, sapendo che Verona non mette in campo da subito le stesse forze economiche di Civitanova, però io credo che in quel tipo di esperienze le persone come me buttano ancora di più il sangue sul parquet per poter raggiungere il massimo dei risultati, che magari non potrà essere da subito lo scudetto e replicare quindi con lo scudetto da subito. Secondo me nel proseguo dell'esperienza ci potrà essere sicuramente l'ambizione giusta e la situazione giusta per poter ambire, ecco, allo scudetto di nuovo, se non alla vittoria di qualche altro, di un'altra competizione. L'anno scorso Verona fece una stagione di ottimo livello, quasi a prendersi l'appellativo di mina vagante del campionato di Superlega. Infatti fu eliminata da Modena proprio nei playoff, se non erro, a termine una stagione comunque esaltante. A Verona già sta iniziando sentimentalmente col tettassiero, perché non si segue solo il calcio mercato ma anche il volley di mercato, come si dice in gergo, e già ritroverai comunque a Verona, troverai Spirito che ha avuto il Molfetta e troverai soprattutto Pesaresi che era libero a Civitanova. Una squadra che comunque ambisce a stare sempre tra i piani alti della classifica, comunque, Verona. Credo che ancora di più dell'anno scorso, come tu hai detto, Verona potrà diventare l'outsider del campionato. Sicuramente sarà colei che potrà dare più filo da torcere alle quattro grandi che fanno il cartello di questo campionato e che, a mio avviso, porterà Verona sicuramente a combattere, soprattutto nelle gare in casa, contro tutte quante le squadre di questo campionato. E l'obiettivo della società era un obiettivo abbastanza chiaro, era quello di ringiovanire sotto alcuni punti di vista la rosa da mettere poi a disposizione dello staff tecnico e quindi di Nicola Gerbic in particolare, e si è cercato di fare esperienza delle difficoltà del passato campionato, dello scorso campionato, ma anche del passato degli ultimi anni, e di, tra virgolette, risistemare quelle parti dove Verona aveva avuto più difficoltà. E secondo me questo volley mercato per Verona è un volley mercato interessante, importante. Sono stati portati a Verona dei giocatori di interesse mondiale anche lì,
e mi va di parlare dell'americano Cesquet, del canadese Mar, che sono comunque atleti non datati, sono giovani atleti che porteranno secondo me una ventata importante nella storia di Roma. Come tu hai ben detto, sono uscite da poco le notizie del reintegro di Luca Spirito, perché era già stato secondo pareggiatore a Verona 3 anni fa, e di Nicola Pesaresi, che è stato libero a Verona per 4 anni e che io ho conosciuto quest'anno a circa 9. Sono molto felice di ritrovare loro due perché li conosco davvero bene, quindi parliamo di grandi professionisti, di atleti con la A maiuscola e di persone con la T maiuscola, per cui sono ragazzi a posto, sono atleti che fanno del lavoro quotidiano la loro qualità migliore, quindi secondo me abbiamo delle grandi probabilità di poter lavorare bene, e io sono felice da allenatore, da persona, di poter vivere un'esperienza di rimonta quest'anno. Ultima domanda, tornando proprio al tema centrale di questa conferenza stampa, nell'intervista che tu mi hai rilasciato hai detto che in un pezzo di Scudetti, in un pezzo di alloro della Coppa Italia c'è sicuramente l'Auria e la Basilicata. Io quello che ti voglio chiedere è come consideri lo stato dello sport in Basilicata, della parola lucana, e soprattutto iniziative come queste promosse dall'amministrazione, e quanto sono importanti per dare valore, per dare valore allo sport? È una domanda piena, complessa, per la quale insomma ho delle mie idee in particolare. Purtroppo per alcune situazioni particolari mi sono dovuto allontanare da questa terra, e non solo dalla Ria ma dall'intera Basilicata, quindi ricordo che comunque un percorso che è proseguito dopo la Ria da Potenza, per cui conosco abbastanza, e soprattutto come senatore regionale nel mio sport qui in Basilicata, per cui ho avuto per anni un quadro abbastanza chiaro di quelle che erano le problematiche della nostra regione e della nostra cittadina per quanto riguarda lo sport. E, ti faccio una divagazione, nel senso che sono molto felice di tornare alla Ria e di trovare la Ria lì, le chiamiamo così, e quindi garantisco al sindaco, garantisco all'assessore allo sport il massimo impegno per essere presente in tutte le date che avete indicato, perché per me potrà essere solo un piacere partecipare alla vita attiva e alla vita sociale e sportiva di questo paese, ma anche di questa regione. E, io credo che lo stato delle cose, prima abbiamo scambiato qualche parolina con il sindaco ed è stato carino insomma individuare una situazione che comunque ci porta a riconoscere delle difficoltà per quanto riguarda sia questa cittadina, ma a questo punto credo dell'intera regione, ma perdonatemi, spesso ne parlo a casa con mio padre e con mia madre, e gli ho garantito che anche nella quotidianità di Civitanova alcune cose, per esempio la situazione dell'immigrazione giovanile è un tema forte anche in quelle terre lì, che sono sicuramente terre che hanno maggiori naturalmente potenzialità e hanno sicuramente situazioni differenti alle nostre, per cui se lì c'è quel problema, immaginiamoci qui. E, lo sport in Basilicata è uno sport che sicuramente in tutte, penso, le discipline non potrà mai forse fornire allo Stato italiano e alle nazionali italiane tantissimi atleti, un po' per caratteristiche fisiche come nel nostro sport, purtroppo
la popolazione della Basilicata non è una popolazione altissima, per cui è difficile trovare dei naturalmente gli atleti di interesse nazionale nelle nostre terre. Per cui io credo che prima di tutto debba essere lo spirito e l'aspetto sociale dello sport, che deve essere uno spirito di aggregazione e un'attività sportiva, e mi ricollego a questa bella esperienza delle Olimpiadi che faremo tutti insieme, spero di vedervi tutti quanti in giro, non sono magari delle attività e delle esperienze sportive che servono perché dobbiamo conoscere e riconoscere magari il campione d'Italia o altre cose, ma servono perché in questo paese, in questa regione, non dimentichiamo che lo spirito di aggregazione di tutti quanti noi è importante, perché se no ci isoliamo in casa davanti ai nostri beneamati social e la vita sociale è finita qui. E quindi uscite, andiamo fuori, giriamo per queste esperienze, perché poi credo che queste sono le cose importanti. In più, naturalmente, faccio un passaggio successivo ed è quello dell'importanza dello sport per i giovani delle nostre terre. Io sono stato fortunato perché ho avuto due genitori che non mi hanno mai incastrato in casa, quindi noi eravamo quelli che ancora potevamo lanciare un sasso al mare, magari ci prendevamo una sgridata dalla madre, ma era una cosa normale. Oppure se potevamo correre e andare a scavalcare le mura del Castello di Ruggero e che nessuno doveva sapere, perché se qualcuno veniva a sapere rischiavamo grosso, erano delle situazioni un po' rischiose, insomma, quando eravamo ragazzini. Però lo sport e i nostri giovani hanno bisogno di uscire e ancora di più condividere, di uscire fuori da quegli schemi che non sono più degli schemi motori, ma sono degli schemi multimediali nel quale stiamo cadendo nel 2017. La speranza è che chiunque può in questa regione e in questo paese continui a investire non tanto su campionati di categoria che ci permettano magari di essere più visibili con le nostre aziende, eccetera. Investiamo sui giovani, investiamo sui progetti giovanili e diamo respiro a questi ragazzi che hanno bisogno di questi sacrifici, di questi sforzi che noi grandi possiamo fare, e perché loro possono avere, perché no, lo stesso percorso che ho potuto avere io nella mia fase adolescenziale e di gioventù. Siamo arrivati alla conclusione di questa chiacchierata, adesso lascio la parola nuovamente all'assessore Amato per il riconoscimento del buon lavoro a Giancarlo Danieli. Prima di procedere al riconoscimento di Giancarlo, approfitto del fatto che questa è la conferenza stampa, quindi mi permette di avvolgere il nastro. Ho dimenticato di dire una cosa molto sostanziale, è l'arrivo del vice sindaco Gagliardi, che è stato qui, mi permette a maggior ragione di ricordarlo, perché questa settimana non finirà con le laureate, con la settimana vera e propria, quindi con l'annuncio 17, ma arriverà un momento successivo, pensiamo nel mese di luglio, in cui esalteremo quello che è anche lo spirito inclusivo che deve avere lo sport, lo spirito di non discriminare chi è meno fortunato di noi dal punto di vista della pratica sportiva, delle abilità motorie, e quindi in un'occasione che sarà una giornata intensa di convegni e di quant'altro, avremo l'occasione anche di parlare di questi aspetti specifici dello sport, lo sport come inclusione. E ospiteremo qui, anche grazie a Giuseppe e Giuseppe Iannarello, sì, la società di City Volley di Rotonda, che è una bella realtà di questo tipo di attività sportiva, che è molto importante appunto perché serve a non a far sì che lo sport sia di tutti, che poi quello l'intento, che si rivolge un po' chi si avvicina alla pratica sportiva. Quindi, e in quell'occasione
lo dico alle società che si appresteranno a svolgere l'Auriedi, ci sarà l'occasione anche per svolgere tutte le premiazioni, tutti i riconoscimenti per le società e per gli atleti che noi abbiamo atleti, ma noi è improprio per i partecipanti ai momenti che si seguiranno durante la settimana. Quindi vi invito già da adesso alla prossima attività della settimana dello sport. Grazie mille assessore per questa precisazione. Andiamo a procedere adesso al riconoscimento, ci mettiamo qua davanti magari, quindi invito il sindaco Giancarlo, assessore allo sport, qui per il riconoscimento a Giancarlo di Lassi. Giancarlo D'Amico, allenatore di pallavolo, campione d'Italia, vincitore della Coppa Italia di Volley 2017, per i risultati sportivi raggiunti in campo nazionale. Lauria 9 giugno 2017. Grazie. Andate qua. Un attimo. Mi prendo un attimo anch'io perché non mi piace mai, e questo per chi mi conosce sa che non è una falsità, non mi piace mai troppo ricercare. Facciamo una cosa, Giancarlo, chiudo e dopo facciamo la fase che vuoi. Un attimo per l'intervento, così consigliamo con tutto altro con qualche altro amministratore, se siete d'accordo. Io voglio innanzitutto salutare tutti i presenti, le associazioni, i consiglieri di minoranza, di maggioranza, i comuni della Giunta, il vice sindaco. Se lo dovete permettere, ringrazio l'assessore allo sport che ha recepito tutti gli input che avevamo messo in campo nella campagna elettorale, dicendo che avremmo realizzato già da un scorso allo sport, perché si è impiegato in maniera meticolosa scegliere un testimonial che viene dal nostro territorio. Io sono onorato di averti qui questa sera per i risultati raggiunti, perché come diceva il giornalista Giacomo Nois, da illustro a un'attività che parte dal nostro territorio e che dimostra che anche i sogni possono diventare realtà. Spesso, io lo ripeto, sia per quanto riguarda le varie attività, la musica, lo spettacolo, lo sport, erano sinonimo quando eravamo più, io sono del 76, cioè tu sei un po' dell'80, quindi erano sinonimo di chi non aveva voglia di lavorare, di chi non avrebbe avuto un futuro. Questo dimostra che bisogna coltivare le speranze, bisogna soprattutto crescersi in un ambiente sano, che poi ti ha dato le basi per arrivare a dei risultati, hai citato le persone che avevo qui. Anch'io nella mia mediocrità da pallavolista mi sono cimentato nei palazzetti di Lauria, Giovanni Mediterismo. Penso che questa sia un'occasione per dare il via e mettere al centro, come dicevi tu, con orgoglio, lo sport, non perché Lauria non esternasse o non esterni la volontà di fare sport a 360 gradi, li ha citati l'assessore, li ha citati Giacomo nel suo intervento. Noi abbiamo sport a 360 gradi, raggiungendo anche dei livelli, l'atletica, la pallavolo anche non intesa semplicemente come la mia, perché abbiamo il Lago Negro quest'anno che è venuto a giocare qui a Lauria, che ha fatto comunque la Serie A come in Lauria ha fatto la B, che non deve diventare motivo di scontro ma motivo di unione per i territori, per poter combattere insieme una battaglia che ci vede al centro di un periodo particolarmente difficile. Mi fa piacere che lo attesti venendo da realtà diverse da quelle di Lauria, perché spesso quando lo si dice magari si pensa che si vuole tutelare il ruolo che si ricopre, però è una realtà che purtroppo contraddistingue le varie realtà, i vari spaccati dell'Italia. Ma ritorniamo alle Lauria, per cui un ringraziamento va anche al nostro capogruppo, il capogruppo del PD, che si è inventato questo termine volendo dare conseguenzialità alla scelta di voler fare la settimana dello sport. Settimana dello sport che abbiamo, tu hai centrato in pieno, per chi
uno perché rappresenta un motivo per dissuadere l'abuso dei social network di cui oggi sembriamo essere, in primis parlo per me, dipendenti, senza capire che forse sono utili ma che abbiamo la necessità di tornare a una società reale che ha bisogno del confronto e che soprattutto ha bisogno di capire i percorsi che bisogna intraprendere per raggiungere dei risultati. E metaforicamente il tuo risultato è un risultato di successo e di sport, è lo stesso ricalato in una società per quanto riguarda i servizi che si forniscono, per quanto riguarda gli obiettivi che si raggiungono a 360 gradi. Due, perché comunque lo sport rappresenta una forma contro le deviazioni che non sono solo i social network, ma che rappresentano, diciamo, l'alcol, le droghe e quant'altro. Tre, perché comunque ci indirizziamo, lo sport è capace di indirizzarti verso uno stile di vita sano, su cui spesso noi sentiamo la sensibilizzazione delle scuole per quanto riguarda le bambine, l'obesità, il disturbo legato alla cattiva alimentazione. Penso che noi, con l'assessore al ramo specifico, come amministrazione, intendiamo la settimana dello sport come strumento e soprattutto periodo temporale che faccia risaltare come la via possa rappresentare anche il riferimento dal punto di vista della salute. Basta girarsi, chi va in bici, chi gioca a pallavolo, chi è che fruisce degli spazi pubblici per fare corsa a livello amatoriale, per chi fa a livello dilettantistico, non voglio dimenticare nessuno sport, il tennis, gli arcieri, per dire che comunque abbiamo inteso con l'istituzione dei tavoli del confronto, l'istituzione di una settimana di maggio culturale che va nella direzione della cultura, la settimana dello sport, metterli conseguenziali per dire che anche lo sport è una cultura che ci porta ad avere uno stile di vita sano, è una cultura che ci porta a coltivare i nostri sogni. Magari non si raggiungerà la vincita dello scudetto, ma si raggiungerà, come diceva Giancarlo, lo spirito di unione e il recupero di dimensione di quello che lo spirito di familiarità, di vicinanza, spesso magari lo si va a ricercare sotto tante altre forme quando è a portata di mano, attraverso gli eventi, attraverso lo sport. Aggiungo, assessore, se mi permetti, che il 21 riprenderemo la festa della musica, che sarà il culmine, diciamo, di questa attività e delle attività di maggior cultura per avviarci verso le attività estive che poi sono più intense, ma pure per dare il segnale che comunque dei mesi come maggio, giugno, non sono mesi in cui magari ci si può lasciar prendere dal fatto che non c'è niente. Abbiamo cercato di riempirla, naturalmente a secondo del periodo, del tempo, si ha la partecipazione in un certo modo. Cercando di riempirla e soprattutto cercando di dare in ogni occasione dei testimoni, perché Giancarlo ci è andato benissimo, lo scudetto, la Coppa Italia è un testimone che ci rende veramente orgogliosi. Io ti faccio un enorme in bocca al lupo come sindaco, come cittadino, e mi auguro che questa sia un'occasione per promuovere, al di là dell'azione dell'amministrazione, lo spirito attraverso cui si vuole vivere la cultura della musica, la cultura dello sport e soprattutto la cultura di poter coltivare anche delle ambizioni, perché senza ambizioni non si può arrivare a cogliere dei risultati. Deve essere in ognuno di noi insito lo spirito. L'altro giorno leggevo il parere di un psicologo che evidenziava come c'è la necessità che i bambini si annoino, perché hanno bisogno di mettere in circolo tutta la loro capacità cognitiva per poter raggiungere degli obiettivi. Però mi sono ricollegato una settimana precedente in cui la madre mi contestava che i bambini si annoiano, noi come amministrazione dobbiamo capire come. Quindi siamo all'interno di una società in cui vanno presi gli estremi e portati un'interpretazione, dando il giusto valore a tutto quello che ci c'è. Io penso che con lo sport, se in primis io uno sportivo amatoriale, riguardo i campionati, come tante persone la vita, penso che sia l'elemento in cui si crea aggregazione, in cui si crea discussione, confronto, in cui si cresce e si matura, e sia uno degli elementi fondamentali attraverso cui, coltivando le proprie ambizioni, si impara a lottare e soprattutto a fare dei sacrifici per raggiungere gli obiettivi. Giancarlo, grazie a nome di Lauria, a nome del comune, dei cittadini, della giunta, a nome di tutti. Per questo ti ringrazio. Non voglio essere rompiscato, le rubo solo altri due minuti. Prima di tutto per salutare il vice sindaco, con il quale sono legato da una storia di vita, e per farvi ancora un invito più particolare ancora.
la pluralità degli sport. Lei ha parlato di tutte le attività che andranno in queste laureati e che secondo me quanto più riusciremo a mantenere in un paese come l'Oria, che non dimentichiamo c'è sempre stato uno dei paesi più grandi del nostro indotto, della nostra parte e del nostro pezzettino di regione, secondo me la pluralità degli sport e delle proposte sportive sono una cosa molto importante, per cui non me ne vorranno i miei amici di sempre dell'atletica, del cicloclub, eccetera eccetera. Siete importantissimi tutti, lo sforzo e il sacrificio che voi fate quotidianamente è importante per i nostri giovani e per i vostri figli, parlo soprattutto per voi che siete più adulti. E poi dopo concludo con un ringraziamento ancora a tutti quanti voi. E, a Giacomo l'avevo già detto. Mi piace portarvi questa figura qua. Nelle mie esperienze io ho uno zainetto che è molto grande in questo momento del mio percorso, che ho voglia ancora di continuare a riempire, ma nel fondo di quello zainetto c'è tanto di voi. Vedo qui la mamma di Giuseppe, mi piace ancora ripetere i nomi di Michele, di Lucia, di Giuseppe Iannarella, di Franco, di Massimiliano. Ancora sfrutto questa occasione per ringraziare due persone che voi non conoscerete, ma che per me nel mio percorso sono importantissime. Sono l'attuale presidente della regione della Federazione Basilicata, Enzo Santomassimo, che è stato allenatore anche qui a Loria, che forse conoscerete sul campo, e Lorenzo Delfino, che è l'ex presidente della Federazione Pallavolo, che nel mio percorso sono stati importantissimi. Ringrazio Marcello Pitella, perché Marcello, anche con un messaggino da presidente della regione, è sempre stato presente in questi ultimi 4 anni, soprattutto della mia attività. E non voglio dimenticarmi della famiglia Mastroianni, che qui a Loria ha dato per anni filo da torcere nel famoso derby storico che avevamo a Loria. Che ci sia anche quello, perché vi garantisco, ve lo possono garantire anche i miei genitori, ma vi garantisco che parte del mio carattere, parte della mia caparbietà, della voglia di metterci l'anima in quello che si fa in tutti i giorni, nasce forse anche da quel derby che avevamo e per il quale noi non dormivamo le 2 notti precedenti, e che forse non dormivamo per l'adrenalina le 2 notti successive. Per cui ringrazio tutti quanti voi. Grazie, grazie. Questo piccolo dono che io ho preparato per il comune di Loria, per il sindaco, per gli assessori e comunque chiunque vorrà disporre. E in più lì c'è un pensierino particolare per il sindaco e per l'assessore. Per cui questo è il mio pensiero e spero che anche nella vita sociale di tutti voi andate ogni tanto al comune, andate magari a chiacchierare e dialogare con il sindaco dei problemi attuali della via e che vedete questo piccolo pezzo. E c'è un piccolo autografo di tutti i ragazzi, degli
atleti che quest'anno hanno composto questo gruppo. Io pure però voglio fargli un augurio, chiedo scusa se sono arrivata tardi, ma c'era su un'altra riunione. E non si deve ribadire l'affetto e la gioia, perché l'ha sottolineato lui, la nostra storia di vicinato che poi ha cementato un'amicizia familiare, e quindi la mia è una doppia gioia. Però penso che al di là di tutto questo che abbiamo detto, le persone che emergono in tutti i campi della nostra vita permettono di essere ricordate, cioè consentono loro di essere ricordate. Però nelle nostre piccole comunità c'è qualcosa di più, cioè permettono a noi altri di sognare, e ognuno di noi ha sognato per un momento, io credo, io ho sognato di essere per un attimo a suo fianco, al momento della vittoria, dentro i suoi panni, perché è facile l'identificazione con una persona amata e con una persona conosciuta. Quindi grazie di averci fatto sognare. Un bacio? Siamo arrivati alla conclusione di questa conferenza stampa. Naturalmente il mio invito è a partecipare a questa settimana e partirà da domani. Il programma è consultabile sulla pagina Facebook e sul sito Alcuni Lauri, oppure tramite il canale WhatsApp sempre attivo dell'assessore allo sport Antonina Mano. Ringrazio tutti, la società sportiva che animano la via da domenica, non da domani, anzi parte da domenica. Quindi un grazie a tutti e buon fine settimana e buona settimana dopo.